Quello che è stato proposto mercoledì 17 febbraio 2010 a Sampeire è stato un modello di scuola lontano dai vecchi stereotipi. Gli alunni infatti hanno partecipato ad una lezione tenuta dal noto meteorologo Luca Mercalli. Essi però non sono stati i soli a beneficiare di questo insegnante d'eccezione, poiché erano collegati in videoconferenza con i plessi di Venasca e Piasco, la scuola di Paesana, e dalla sede del Parco delle Alpi Marittime, la scuola di Valdieri. Tutti loro hanno potuto seguire e interagire direttamente con Sampeire. Questa particolare occasione, affiancandosi a diverse altre avvenute fino ad ora, si è inserita all'interno di un importante progetto promosso dalla Regione Piemonte, con la partecipazione di Piemonte Parchi, che nel caso specifico di Sampeire ha visto la collaborazione del Parco delle Alpi Marittime. Parola di Albero, vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro, propone agli alunni della scuola primaria un percorso volto alla scoperta delle piante. A Sampeire, la scelta intrapresa dai docenti, sotto la guida e la supervisione del personale del Parco delle Alpi Marittime, è stata quella di compiere un viaggio alla scoperta delle caratteristiche e dell'importanza delle piante nel nostro territorio, in particolare in relazione all'affascinante tema neve e valanghe, che tanto coinvolge i ragazzi della valle, soprattutto negli ultimi anni, caratterizzati da abbondanti precipitazioni invernali. Il progetto, che si svolge nel corso dell'intero anno scolastico, ha visto il coinvolgimento di diverse figure esperte, tra cui geologi, appassionati conoscitori e frequentatori abituali della montagna, abitanti del luogo quali portatori di una propria cultura, fatta di esperienze e conoscenze, tramandate anche attraverso detti e proverbi. Mercoledì 17 febbraio, dunque, è stata la volta della meteorologia. Gli alunni delle diverse scuole della Valle Varaita, della Valle Po e della Valle Gesso hanno chiesto a Luca Mercalli di spiegare loro cosa sono le perturbazioni nevose, come si formano, come le si prevedono, il fenomeno del surriscaldamento del pianeta legato anche all'inquinamento dell'uomo. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Saluto i ragazzi, gli insegnanti, i colleghi presidi delle scuole di Sampeire, naturalmente, perché siamo qui e siamo quindi davanti a voi, ma anche di Venasca, di Piasco, di Paesana e di Valdieri. Abbiamo l'onore, anche l'onere, perché poi se non stiamo buoni, non siamo bravi e ci dimostriamo non all'altezza, il signore che è qui vicino a me, che si chiama Luca Mercalli, poi ci scrive, oltre che darci una fetta della sua scienza. Però abbiamo l'onore di avere Luca Mercalli con noi. In questi giorni succedeva questo: siccome è apparso l'articolo sui giornali che Luca Mercalli veniva a Sampeire, allora qualcuno mi diceva: ma è quello lì? Sì, sì, è proprio quello lì. Cioè, sembrava impossibile che Luca Mercalli arrivasse fino a Sampeire. Ricordavo prima lui che un anno e mezzo fa già era venuto in una conferenza nella sala del consiglio con la regione Piemonte. E soprattutto vorrei ricordare che quando mi è stato detto che veniva a Sampeire, la sua dichiarazione è stata: vengo perché il paese è in montagna. E questo ci fa piacere, evidentemente, sia per quanto riguarda questa valle, sia per quanto riguarda le valli. Un minuto ancora e poi sto zitto, perché l'attore di questa mattinata è Luca Mercalli, non sono certamente io, ma mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in questi giorni a realizzare questa mattinata, e i tecnici, che poi di mestiere non fanno i tecnici, ma si sono adoperati anche in questo campo, e alla fine di tutto la maestra Serena Margaria, che ha contattato Luca Mercalli e che ha voluto comunque questa mattinata, perché questa rientra in un progetto più ampio che voi conoscete e che questa mattina trova naturalmente il momento più alto della sua realizzazione. Un ringraziamento ancora davvero a Luca Mercalli. Che tempo che fa? Grazie. Nevica, buongiorno a tutti. Ho deciso di venire a Sampeire e di fare questa iniziativa didattica per le scuole di montagna, perché io prima di tutto lavoro e vivo in montagna. Gli argomenti di cui parleremo questa mattina sono argomenti che
riguardano la montagna, parliamo di clima, parliamo di ghiacciai, parliamo di neve e quindi è per me un ambiente noto, non è che io sia qui per caso. Però c'è una ragione di più, io faccio lezioni un po' in tutte le scuole d'Italia, farle nelle scuole di montagna oggi, in questo momento storico in cui sono minacciate di chiusura, in cui si dice che la scuola serve a poco o nulla, in cui togliamo pure la geografia dai programmi di insegnamento, mi sembra una ragione di più per dimostrare che invece si può e si deve fare una didattica nuova all'altezza dei tempi e che può proprio partire dalle scuole di montagna, dove un vincolo si trasforma in un'opportunità. Il vincolo è quella di territori con una viabilità non sempre ottimale, con un clima che d'inverno ci mette a dura prova, con una popolazione sparsa, con limiti numerici di classi talvolta giudicate troppo piccole. Ebbene, noi facendo questo esperimento, oggi è un esperimento, vedo che per ora sta funzionando, di fare una lezione condivisa a distanza, io ho davanti a me una settantina di giovanissimi studenti, ma so che mentre stiamo parlando mi rivolgo anche ad altre classi in altre scuole e neppure tutte vicine, e allora con i mezzi della telematica dimostriamo che si può fare una didattica di altissima qualità e oltretutto anche una didattica rispettosa dell'ambiente, perché se oggi parleremo anche di problemi di cambiamenti climatici e delle nostre scelte per ridurre l'impatto sull'inquinamento e così via, vedete che abbiamo qui la dimostrazione pratica di come si fa. Io è ovvio che ho dovuto questa mattina prendere la macchina, svegliarmi in Valle di Susa e fare un buon centinaio di chilometri per venire fin qui, però in un posto solo faccio lezione a 5 scuole e allora questo vuol dire veramente ottimizzare le risorse, sia le mie personali perché avrei dovuto altrimenti dedicare 5 giorni e invece in uno solo faccio lavoro anche per gli altri, abbiamo la possibilità di interagire, ma soprattutto se fossi andato in 5 giorni in 5 scuole diverse di chilometri ne avrei fatti un migliaio, non i 200 che farò oggi. Bene, partiamo allora con l'argomento della nostra mattinata che riguarda il ghiaccio, riguarda in particolare i ghiacciai e la montagna, perché ritengo che la montagna ha la possibilità di essere un grande laboratorio per la didattica, per la scuola, per l'insegnamento, per imparare. In montagna vediamo meglio delle cose che in pianura non si vedono. In montagna siamo dei privilegiati, beh, anche perché, insomma, tra tanti problemi che la montagna ha, almeno abbiamo alcuni vantaggi che sono quelli di vedere ancora un territorio, non dico allo stato naturale perché ormai l'alterazione dei luoghi è arrivata ovunque, anche ad alta quota, ma almeno dove ci rendiamo ancora conto di essere sul pianeta Terra. Solo per la strada che io ho fatto a venire qui in pianura riflettevo ormai sul fatto che non è più possibile vedere un panorama più o meno naturale. Siamo assediati ormai da elementi artificiali, ci sono capannoni e case ogni chilometro, dalla Val di Susa fino praticamente all'imbocco della Val Baraita, il territorio non ha più la sua espressione naturale condivisa con le attività dell'uomo, ormai abbiamo preso tutti gli spazi, è quasi tutto cementificato. Chi è in montagna deve sapere che gode di un punto di vista privilegiato, può ancora vedere un pezzo di pianeta Terra sotto i piedi che non sia asfaltato, che non sia cementato. E tra i tanti elementi che ci sono in montagna ci sono anche i ghiacciai poco presenti nelle Alpi Cozie meridionali, nelle montagne cuneesi dove abbiamo solo pochi esempi, nelle Alpi Marittime e sul Monviso di ghiaccioietti molto piccoli, ma cominciano a diventare via via più numerosi se ci spingiamo a nord del